Avventure, cruciverba, spazi per raccontare i propri pensieri e tante pagine da riempire non solo con i compiti della settimana, ma anche con riflessioni su temi dello sport, dell'inclusione sociale, dell'educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, accompagnati dai supereroi della legalità Vis e Musa con l'aiuto dei loro amici a quattro zampe. Il mio diario è infatti un'agenda pensata per trasmettere i valori della legalità e sarà quella che per l'anno 2023-2024 avranno tutti gli alunni delle future classi quarte di Arezzo. È una diffusione della legalità tra i più piccoli, ma i più piccoli sono i cittadini del domani, quindi è bene iniziare sin dai primi passi nella scuola a diffondere il principio della legalità e quindi il rispetto delle regole. I primi a ricevere simbolicamente il diario della Polizia di Stato sono stati gli studenti delle terze della scuola primaria statale Sant'Etani. Il quartiere Saione è un quartiere attenzionato dalle forze dell'ordine perché naturalmente presenta delle problematiche ahimè note, ed è proprio per questo che i cittadini che vivono in questo quartiere devono sentire ancora più forte la presenza della polizia, e soprattutto i bambini che vivono e cresceranno in questo quartiere devono crescere con delle idee ben chiare sul concetto di legalità. È stata scelta la nostra scuola, che è una scuola che sicuramente insiste in un territorio che ha, come dire, le sue difficoltà, le sue criticità, però è anche molto ricettivo e quindi c'è bisogno, ma c'è anche la risorsa per rispondere ai bisogni. Un piccolo semino quello che si pianta. Decisamente è un piccolo semino, si spera che diventi un grande albero. Presente anche l'Arezzo Calcio neopromossa in Serie C. Noi come educatori dello sport dobbiamo anche mandare un messaggio, inviare un messaggio che di legalità e di rispetto delle regole. E una scuola primaria credo che sia proprio il punto focale, il punto di partenza della crescita di ogni persona, ed è qui che nasce la cultura del ragazzo, da qui i ragazzi imparano a scrivere, a leggere. Dovrebbero imparare quelle che sono le regole della vita. In questi giorni saranno distribuiti diari anche a tutti gli istituti comprensivi di Arezzo e provincia per un totale di oltre 2.500 copie.